Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Oggi celebriamo la festa del perdono di Assisi, una celebrazione molto importante per la Chiesa, anche per la storia della Chiesa, per la nostra vita, che arriva dopo tanti secoli sino a noi. A Nazaret appare l'angelo nell'umile casa di Maria. Nazaret, un paesino piccolissimo, quasi sconosciuto, no? Non era neanche nelle mappe del tempo. E a Nazaret la più piccola, la casa più piccola della creatura più piccola. E questo ha molta relazione con la festa di oggi, Santa Maria degli Angeli, della Porziuncola. La Porziuncola è una piccolissima chiesetta originale del 1200, un pochino fuori da Assisi. Sta dentro una grande basilica. Era il luogo preferito da San Francesco. 3 anni circa dopo la sua conversione, dopo aver già restaurato San Damiano, un'altra chiesetta, si trova in questo posto, dove riceve delle grazie molto particolari di preghiera, di intimità col Signore. E anche questa era una chiesa diroccata, e anche questa si mette a ricostruire con i suoi primi discepoli. E ha voluto fare di questo piccolo posto, Porziuncola vuol dire piccola porzione, il luogo privilegiato. Qui si radunava con i suoi frati, anche quando l'ordine poi si è ingrandito. Qui ha accolto Santa Chiara, ha tagliato i capelli e ha iniziato l'ordine delle Clarisse. Qui è voluto morire, sulla terra, per terra. E nel 1216 ha avuto una visione, Francesco, in preghiera, ha avuto una visione. E ha visto il Signore nostro Gesù Cristo, ha visto la Vergine Maria e uno suono di angeli. E il Signore gli chiede: che cosa vuoi? Che cosa vuoi che io faccia per te? Francesco dice che arrivi il perdono a tutte le persone del mondo. E si sveglia da questa visione. Il Papa Onorio III era lì vicino a Perugia di passaggio, e lui con Leone scappa dal Papa. Dice: io desidero una cosa, Santità. Dice: che cosa? Che tutti quelli che visiteranno questa piccola chiesetta, la Porziuncola, potessero ricevere le grazie che ho ricevuto io. Noi abbiamo un'immagine di Francesco quasi sempre, non la post conversione, San Francesco povero, eccetera. San Francesco ha avuto un'esperienza fondamentale nella sua vita, che è stata quella del perdono dei peccati, che è il cuore del cristianesimo. Quando Gesù manda i suoi discepoli, non li manda a costruire ospedali, a fare consigli pastorali, se vuoi nemmeno a fondare parrocchie, no. Li manda a predicare il Kerigma, la buona notizia, e il perdono dei peccati, che è il frutto del mistero pasquale di Cristo. E Francesco ha avuto questo incontro col Signore. Durante un lungo cammino di umiliazioni, ha dovuto scendere molto dal suo orgoglio, dalla sua superbia, era un leader. Va bene, adesso non posso fare la storia di Francesco, ma quello che lui ha avuto nel carcere di Perugia, e poi nella notte di Spoleto, e poi in altri momenti della sua vita, è stato questo. Incontrare Cristo, che lo ha perdonato, che lo ha amato, che l'ha scelto da sempre, e ha avuto la grazia, alla fine della sua vita, nel momento più forte di crisi, dove tutto sembrava che gli cadesse addosso, dove dice: ma come, c'era Fratelia, c'erano altri frati che si erano messi contro di lui, bisogna studiare, dobbiamo avere delle case, dobbiamo avere dei conventi, non possiamo vivere così, come pazzi in giro, senza soldi. Lui stava malissimo, ma malissimo, era cieco, c'erano tumori, pustole, e un tumore allo stomaco che lo martoriava. Va alla Verna, e sta lì, giorni, digiunando, fino a che il Signore, un serafino, un messaggero di Dio, lo trafigge con le stigmate. E lui sente che il Signore aveva risposto. Dice: ma sei tu che porti avanti l'ordine? Tu chi eri? Eri un insetto, eri un peccatore. Io ti ho amato, che cosa vuoi? E gli dà questa risposta, che è il perdono dei peccati. Le stigmate sono il perdono dei peccati. Gesù Cristo risorto dà un segno, le sue piaghe gloriose, che significano che i peccati che lo avevano schiacciato alla croce non avevano avuto potere su di lui. Cioè lui è stato più forte dei peccati e li ha perdonati, cioè li ha cancellati, e quindi mostra le piaghe gloriose.
Queste piaghe gloriose sono all'origine di questa festa di oggi, perché per i meriti di Cristo, che appare a Francesco in questo sogno, lui vuole, per lo zelo immenso, perché non esiste una persona che ha incontrato il Signore, che ha incontrato il perdono dei peccati, è talmente grande che una persona neanche ce la fa a contenere tutto questo amore, straripa questo amore. Non è possibile che non arrivi a tutte le persone, con parole, gesti, con attitudini, con una goccia del sangue di Cristo, ci sono tutti gli uomini di tutte le generazioni, tutti i peccatori. Allora, dice, io voglio che tutti gli uomini possano essere raggiunti da quello che ho sperimentato io. E papà dice, va bene, sento da Dio di accordartelo. E prende, se ne va. E dice, Francesco, scusa, ma non vuoi un breve, un documento, qualcosa che... È bellissimo, dice, non mi interessa. Mi basta la sua parola, Santo Padre. Perché tanto io so una cosa, che di questo contratto di salvezza per tutti i poveri, Maria, la Vergine Maria, è la carta. Gesù è il notaio. E il padre è chi lo fa, è chi timbra tutto. Quindi non c'ho bisogno. Torna, si riposa in un lebbrosario e nella notte un'altra visione che dice quello che ha detto il Papa è giusto, io te lo confermo. Allora lui torna ad Assisi contentissimo, incontra i vescovi della zona, dell'Umbria, dice li porto tutti in cielo, li porto tutti in cielo. E da lì comincia. E inizia con questo, quello che diventerà poi nel 1300 il primo anno santo, che ha radici bibliche, perché voi sapete il settimo giorno, il riposo, le sette settimane e poi 49 anni, l'anno giubilare, il giubileo, suonava lo shofar e i prigionieri erano rimessi in libertà, gli schiavi erano rimessi in libertà, la terra riposava, cioè era come un step and go, no? Lì si ricominciava tutto. Profezia di Cristo, che è il nostro giubileo. Certo, i miracoli di Cristo, la grazia di Cristo è infinita, è Dio e non c'è bisogno di nulla. Però Francesco aveva capito una cosa. Per questo è importante la porziuncola, è importante quel luogo piccolo dove lui ridonava la sua comunità di frati. E lui aveva capito che nel momento in cui aveva ricevuto Cristo, immediatamente, senza che lui l'avesse cercato, era stato raggiunto dai suoi vecchi amici. E da lì poi è diventato un fiume di persone. I meriti di Cristo, riversati nel suo cuore, erano immediatamente arrivati ad altri, senza che neanche lui avesse fatto nulla. Per questo poi tutto il carisma francescano, che non è niente di nuovo, è la Chiesa. Infatti il Signore in quel secolo, mentre una chiesa che si era un po' imborghesita, eccetera, manda Francesco, manda Domenico, i predicatori, c'è l'annuncio del Vangelo. C'è la comunione dei santi. E questo è il cuore che aveva Francesco, la comunione dei santi. Non è possibile che quello che Dio ha fatto con me rimanga con me. In qualche modo deve arrivare a tutti. Dio si è fatto carne, Dio non sta così girando per le nuvole e dice io ti tocco, no. Ha inviato dei messaggeri, ha voluto una chiesa, ma questa è la storia, no, del popolo di Israele scelto. Sulle indulgenze c'è una bruttissima pubblicità sulle indulgenze, che poi da lì Lutero, la riforma protestante, e la riforma protestante è alla radice di tutti i macelli che ci sono oggi nella storia. Tutto quello che stiamo vivendo, gli abomini che stiamo vivendo oggi nella società, c'erano degli abusi sicuramente, alcuni che predicavano che bisogna dare molti soldi per ottenere il perdono, certamente. Ma qui è il cuore del cristianesimo che stiamo toccando, l'indulgenza. Il nome di Dio è indulgente. Quando Dio si rivela, io sono il Signore, quando passa, io sono misericordia, io sono l'indulgenza, io sono quello che perdona i peccati fino a mille generazioni. E c'è un luogo vicino a me, che è la Vergine Maria, che è questo luogo nella Rupe, che è la Porziuncola, che è la comunità cristiana, dove noi sperimentiamo questo in favore del mondo. Non è che prende 4-5 persone, 10 frati e dice adesso mettiamoci qua e godiamoci st'amore. No, la sapienza, no? La male del bell'amore, no. Allora, noi sappiamo molto bene, fratelli, dal punto di vista negativo, quanto male faccia un mio peccato. Un mio peccato, non parlo già dei dittatori, no? Uno, Hitler, distrugge, no? Milioni di ebrei, no? Non dico solo questo. Un mio peccato ha un eco, una conseguenza anche negli altri, anche un peccato nascosto, anche se io mi metto lì nascosto a vedere pornografia e nessuno mi vede, quel peccato arriva fino in Africa, arriva fino, perché sappiamo quanta influenza malvagia ha un nostro atteggiamento, sappiamo perfettamente dalla società, lo sappiamo bene quanto anche un peccato occulto, molto di più un peccato manifesto, un divorzio. Io tradisco mia moglie, distruggo mia moglie, io distruggo i miei figli, distruggo i figli dei miei figli, perché è una catena, no? È un fiume di lava di male. Ma, al rovescio, un santo, uno che è stato chiamato dal Signore, Francesco, Domenico, Sant'Ignazio di Loyola, noi potremmo dire, no? Le persone che ci hanno raggiunto, Chico Arguello, Carmen Hernandez, una persona
nella quale sono state riversate tutte le grazie di Dio, arrivano fino a me. Allora questo però non si limita a oggi. Questo è Cristo. Cristo è un amore infinito. È il perdono dei peccati. Sapete, nella Chiesa primitiva, e poi durante i secoli del Medioevo, la confessione era una cosa molto seria. Uno riceveva il battesimo, no, così. Aveva un catecumenato, per cui una volta che diventavi cristiano, potevi giocarti la vita, no? Con il martirio. Che succede? Che se io dopo aver ricevuto il battesimo, dopo una formazione seria, adulteravo, apostatavo, facevo dei peccati gravi, entravo nell'ordine dei penitenti. E levate. Ci sono anche delle immagini, no? Questi non mangiavano, non bevevano, erano come lebbrosi. Allora, Francesco, che viveva con i poveri, con i deboli, con i piccoli, dice, ma non ce la fanno a vivere una vita di penitenza così. Poi ci sono stati gli abusi, no? Tanta gente che diceva, sai che ti dico, mi pento prima di morire. Quindi continuavano a fare la loro vita e poi quando stavano un po' vecchi diceva, adesso entro nell'ordine dei penitenti, così almeno mi faccio solo un anno, due anni, poi... No, era una cosa molto seria. Francesco, che era a contatto con i piccoli, con i poveri, gli ultimi della terra, dice, io voglio che questo perdono, che il rientro nella comunione totale con la Chiesa, sia più facile. Voglio prendermi i meriti di Cristo e attraverso di me, attraverso quello che è stato fatto in questo luogo, che è la Porziuncola, arrivi ai piccoli. Quindi chi viene qua con un cuore contrito, questo già gli basta. Certamente un cuore contrito non è lì una lavatrice, un cuore, una conversione profonda del cuore. Non ce la facevano andare a Gerusalemme perché, no, o a Santiago de Compostela, non potevano, non c'erano soldi, non c'erano forze, erano malati, erano mezzi lebbrosi. Per questo il Papa subito dice sì, ho capito, questa è una cosa santa. Il perdono dei peccati è una cosa, poi c'è la cosiddetta pena temporale, è una cosa teologica. L'indulgenza, che oggi noi lucreremo, che oggi noi riceveremo, riguarda la pena temporale dei vivi, personale, di altri, o dei morti, di quelli che stanno oggi nel purgatorio, che devono purificare. Ma il purgatorio non è soltanto nell'aldilà, no? Di chi muore in grazia, ma deve ancora, come dire, io sempre dico, stai ancora nell'ingresso di casa, che devi un attimo sciacquare con la pompa, perché non puoi andare davanti a Cristo ancora un po' macchiato, non è bello, no? E questo più o meno, per vivere nella pienezza, quando tu vai in un banchetto e sei sporco, ti senti tu a disagio, no? Allora, perché tu possa essere completamente lavato. Ma questo lo viviamo qua, quello che si chiama la pena temporale. Questo sempre a me mi aiuta tanto un giubileo, mi aiuta tanto l'indulgenza, perché qual è la pena temporale? Io litigo con questo fratello, ma litigo profondamente, cioè un giudizio, qualcosa che mi separa. Io mi confesso, l'ho offeso, l'ho insultato, l'ho ferito, e con lui ho ferito sua moglie, ho ferito i suoi figli. Io mi confesso, Gesù Cristo perdona i miei peccati, li perdona certamente. Ma che succede con lui? Che succede con la mia relazione con lui? Questo si chiama pena temporale. Significa che sono degli strascichi, significa che i miei peccati hanno delle conseguenze e il perdono dei peccati, il perdono sacramentale non cancella le conseguenze. Davide, quando pecca, poi dopo incontra il profeta Natan e che gli dice, tu hai peccato, e lui subito, il cuore contrito, è vero, ho peccato. Allora la spada non si allontanerà dalla tua casa, allora tuo figlio farà quello che tu hai fatto in pubblico, eccetera, eccetera. Il cuore, secondo Dio, il cuore di Davide umile, è quello che dice, ok, accetto le conseguenze. Lui vedrà sempre in tutti i fatti l'eco del perdono di Dio, proprio perché ci sono le conseguenze e lui può entrare lì. L'indulgenza cancella questa pena temporale. Per questo ci vuole molta conversione, ci vuole un vero cuore contrito per accogliere il perdono dei peccati e questa grazia immensa che arriva a noi per i meriti di Cristo e per i meriti dei santi conosciuti, dei santi che sono già canonizzati, dei martiri. Alle volte, durante il tempo della storia della Chiesa, è bellissimo perché chi non ce la faceva proprio a stare nell'ordine dei penitenti, arrivava e diceva, guarda, quello lì che hanno martirizzato ha fatto il mio nome. Ah, allora ti cancello dall'ordine dei penitenti, puoi rientrare nella Chiesa. Quello versava il sangue per quell'uomo, una cosa molto seria, come per i meriti di quella signora, di quell'anziana che sta lì sola, in un paesino, malata, nessuno la visita e ogni giorno fa il rosario una, due, tre volte per i preti, per un missionario, per suo cugino, per suo nipote. E quello non è un gioco, è una cosa molto seria. I santi che sono sulla terra e i santi che sono nel cielo. Allora io, oggi noi attraverso una liturgia, attraverso dei segni, che sono la preghiera, che ci aiutano a convertirci, a desiderare il perdono dei peccati sicuramente, entro 8 giorni dobbiamo fare la confessione,
professeremo la nostra fede, cioè, è chiaro che se non credi che Cristo è risorto e che ti ha perdonato i peccati, non credi nella Chiesa, è tutto un gioco. Pregheremo per il Papa, perché è lui a cui è stato dato, al quale è stato dato, no, le chiavi per sciogliere e per legare. E poi dopo, il Signore e l'Eucaristia, partecipare al corpo sangue di Cristo, dove stanno tutti i suoi meriti, che arrivano a noi attraverso l'intercessione dei santi. Come il mio peccato ha fatto male agli altri, gli altri, i santi, possono donarmi la parte del tesoro di Cristo che hanno loro. Questo è il cuore della Chiesa, è l'evangelizzazione. Cioè, la Chiesa mai è chiusa su se stessa. La Chiesa non può stare lì a parlarsi addosso, a guardarsi allo specchio e diventare una vecchia isterica, una zitella isterica che sempre dice c'ho le rughe. Ma no, vai. Allora, la pena temporale che oggi io vi invito a pensare e chiedere al Signore che ci venga tolta, veramente, cioè che ci aiuti, sicuramente possiamo pregare per i nostri defunti. E possiamo applicare questa indulgenza per qualche persona che noi conosciamo che è morta con qualche problemino. Ma poi questa pena temporale, se io ho offeso questo fratello e questa conseguenza mi impedisce stare in comunione con lui, questa indulgenza sbriciola questo muro che c'è tra me e il fratello. Bellissimo, quante volte, io penso che tante volte marito e moglie stanno lì giorni, anni a parlarsi, a discutere, dovrebbero fare una bella indulgenza fatta seria, andare a un santuario, fare un pellegrinaggio senza tante chiacchiere e passare, veramente entrare con questo cuore e chiedere, ma questa pena che io mi merito, perché io l'ho fatto male a mia moglie, io ho fatto male a mio marito, io ho fatto male a questo fratello, ti prego, io so che tu mi hai perdonato, ma io non posso vivere così, non ce la faccio. Non posso stare in discomunione, accetto che lei sia arrabbiata, accetto la conseguenza, ma nella infinita misericordia del tuo figlio Gesù Cristo, per Santa Maria degli Angeli, per la Santa Vergine Maria, per tutti i santi, regalami questo, fammi questo dono, io lo voglio, lo desidero, guarda, per questo mi confesso, per questo ho un cuore contrito, mi metto in ginocchio, vado davanti al Santissimo, prego, non è che bisogna dirle queste cose, no? Perché non è una compravendita, non è un supermarket, ma il Signore, e io ho la testimonianza nella vita di tante persone, il Signore lo fa. Cancella questa pena temporale, cioè che c'è un tempo, il tempo della terra o il tempo del purgatorio, perché ditemi se questa discomunione che c'è tra me e mio fratello, nonostante io sono perdonato, lui è perdonato, ditemi se questa discomunione non è un purgatorio, perché se stai in discomunione con uno, tu puoi stare bene con tutti, ma stai male, perché questo sempre, paff, ti ridonda dentro, no? Cioè, ti manca qualcosa per essere in pace, allora oggi il Signore ce lo regala. Per questo ho desiderato fare questa Eucaristia con voi, perché forse no, tra noi, o con qualche fratello, di carne, della Chiesa, o di quello che sia, forse c'è qualche problema. E questo lo possiamo applicare a noi, ai defunti, e anche volendo a qualche fratello, nostro figlio, qualcuno che ha bisogno, che non solo il perdono dei peccati, ma tutto il cuore e la conversione. Cioè quello che ha sperimentato Francesco, l'amore di Dio, il perdono dei peccati. La base è il perdono dei peccati, e l'Eucaristia, quello che noi facendo seriamente questo incontro nuovo con Cristo. E insieme con Lui viene con noi, con tutti i santi, con tutti gli angeli, con la Vergine Maria, e distrugge questo muro che ci separa dal fratello, o quella situazione così difficile, no? Quella mormorazione, qualsiasi cosa, che è una pena dentro, una pena, un dolore dentro, che ci impedisce poi alla fine aprirci alla vita, evangelizzare, vivere nella pace. Cristo risorto ha mostrato le piaghe, ha detto pace a voi, questa pace, no? E tutto questo si svolge in questa piccola comunità che è la Porziuncola. Se voi leggete quello che dice Francesco, San Francesco sulla Porziuncola, io penso che molto simile a quell'omelia bellissima di Paolo VI che si legge il giorno della Sacra Famiglia sulla casa di Nazareth, no? Il Signore è con te oggi, nella povertà, nella piccolezza della tua famiglia, in questa Porziuncola che è la tua famiglia, povera, piccola, debole. Ma lui dice, dove c'era una disciplina di preghiera, dove c'era la santità, dove tutti si chiamavano fratelli, no? Cioè, è la comunità cristiana, ma è la famiglia, è quello al quale noi siamo chiamati, questa Porziuncola. Qui si dà questa indulgenza. Oggi è il 2 agosto, ma noi questo nessuno ci impedisce di viverlo ogni giorno nella nostra famiglia, ogni giorno nella nostra comunità, nessuno ce lo impedisce. Quello che supera le nostre forze, Dio lo fa, nella piccolezza, nella debolezza, nella povertà della Porziuncola. Leggete quello che dice, che è meraviglioso. Vi si osservava
Dice, il santo amava questo luogo più di ogni altro. Comandò ai frati di venerarlo. Tu immagina, applicalo alla tua famiglia, applicalo alla comunità cristiana. Comandò ai frati di venerarlo con rispetto speciale. Volle che lo custodissero sempre come specchio di vita religiosa. Famiglia, immagina. Vi si osservava una rigidissima disciplina in tutto. Nel lavoro, nel silenzio, nella preghiera. Senza tregua, giorno e notte, i frati in quel luogo erano occupati a lodare a Dio. Allora Dio, soffusi di una mirabile fragranza, vi conducevano una vita veramente angelica, per questo Santa Maria degli Angeli. Noi sappiamo che gli angeli sono gli apostoli, allora tutte le nostre case possano essere visitate ogni giorno dalla parola, da questi angeli, che ci facciano vivere una vita angelica. Questo non è poesia, è quello che il Signore vuole fare con noi, non è un gioco, è vero, nella debolezza, nella povertà, nella estrema umiliazione, nei difetti, nella precarietà economica, nella nevrosi, non importa, lì appare la santità di Dio. Adesso reciteremo il Credo, una preghiera per il Santo Padre, e vi ricordo quanto è importante, pensate bene, veramente qual è oggi la pena temporale, cioè che in questo tempo ti sta facendo male. Forse i ricordi, che come onde arrivano di tanto in tanto e hanno il potere, i ricordi dei tuoi peccati, anche quelli, i ricordi di errori, il passato, hai fatto male una cosa, hai fatto male come padre, come madre, come fidanzato, come fidanzata, come fratello, come prete, e queste onde arrivano e ti mettono KO, forse la relazione con un fratello, forse con tua moglie, con tuo marito, con i figli, non lo so, con i genitori, forse ti senti perdonato, amato così come sei, ma questa pena della pigrizia, dell'orgoglio che diventa pigrizia, che diventa disprezzo di te stesso, continua ancora, no? Tiri fuori la testa e poi non ce la fai, non ti puoi applicare nella volontà di Dio, puoi applicare in uno studio, nel lavoro, in una relazione. Tu vuoi togliere una pena vera, perché tu possa camminare meglio nella conversione, verso il cielo. Alcune non le togli, il lettuccio del paralitico, no? Alcune ci servono per umiliarci, per abbassare la testa, ma alcune le vuole togliere. Allora, quella che oggi il Signore ti ispira, questa liturgia ci ha ispirato, diciamoglielo al Signore, oltre alle persone a cui vogliamo applicare questo, diciamoglielo, perché c'è quella parola detta al ladrone, oggi sarai con me in paradiso, oggi tu sarai con il Signore in paradiso, in quel pezzettino, in quella porzioncola di paradiso che ti è impedita da questa pena ancora, no? Ma il Signore te la dà, perché tu possa convertirti di più, possa amarlo di più e possa donarti di più.